Sono tempi difficili quelli in cui viviamo, spesso per magari farci aiutare ci rivolgiamo a esperti che possano risollevare il nostro umore, risollevare il nostro morale. Da parte però dell'Ordine degli Psicologi del Lazio arriva un monito accompagnato anche da una clip. Attenzione però a fidarsi soltanto di persone realmente credibile, di in possesso dei titoli necessari per svolgere un lavoro così delicato. L'Ordine degli Psicologi del Lazio ha lanciato questa campagna, Volta Pagina. Di che cosa si tratta? Guardi, parto da un dato che ci fornisce l'Istat. Negli ultimi 10 anni gli italiani hanno più o meno tutelato il loro stato di salute fisica, mentre è peggiorato sensibilmente lo stato di salute psicologica. Oggettivamente gli stili di vita, le condizioni di vita a cui veniamo sottoposti ultimamente non facilitano e né promuovono qualità di vita e benessere psicologico. Spesse volte, in momenti magari di particolare difficoltà o bisogno, le persone possono essere tentate di chiedere aiuto e soluzioni su dimensioni psicologiche a persone magari non adeguatamente competenti. Quindi questa campagna Volta Pagina vuole proprio promuovere e sensibilizzare le persone a rivolgersi a professionisti competenti della salute psicologica. Uno stato, non stiamo parlando di disagi, rabbia sul lavoro, problemi sentimentali, insicurezza verso il futuro, insomma non si sta parlando di disturbi psichici, si sta parlando di malesseri, se vogliamo, contemporanei, ma che se non gestiti in maniera adeguata, poi effettivamente possono portare a dimensioni invece più importanti a livello individuale, ma anche ripercuotersi sul sistema famiglia, sulla condizione di lavoro. Quindi in questo senso si sensibilizza a rivolgersi a un professionista competente. Su questo argomento sono stati lanciati dei video sul web che stanno avendo un grande riscontro. Assolutamente sì, è una miniserie di 4 video e effettivamente il primo è partito l'11 settembre, novembre scorso, ha avuto un grandissimo eco online. Ieri è uscito il secondo e nei prossimi 2 mercoledì usciranno anche gli altri 2. In ciascun video si mette in scena una gag col comico, l'artista comico Filippo Giardina, in cui si simula una richiesta di consiglio a 4 interlocutori non adeguati a cui la persona ingenuamente e abitualmente potrebbe rivolgersi.